Dicevo prima che sentivo questo amore grande che vorrei far arrivare a tutte quelle persone che io avrei voluto che stessero qua, che sono pure malate, ma non ci sono. E con questa forza del suo amore vorrei che il Signore la raggiungesse. Grazie, Signore. Allora, Signore, vogliamo fare un gesto nello spirito, vogliamo abbracciarci tra di noi e nell'abbracciare il fratello e la sorella che è qui presente, abbracciamo tutte quelle persone spiritualmente che non riusciamo a raggiungere, Signore, perché sappiamo che il tuo amore non ha limiti, Signore, è un abbraccio inclusivo nel quale nessuno resta escluso da questo amore, Signore. Ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo per come fai le cose straordinariamente buone, Signore. Grazie perché davvero il tuo amore in questo momento sta andando a prendere ogni fratello e ogni sorella disperso che ha bisogno di te, che si sente solo, che ha bisogno di consolazione, che è arrabbiato, ha bisogno di guarigione, Signore.
grazie per la tua chiesa, Signore. Grazie per i tuoi consacrati. Grazie per la comunità. Grazie per ogni fratello, Signore. Grazie, Gesù, perché non sono sola. Grazie per questa grande canzone. Thank you.
lodo e ti ringrazio, Signore. Ti lodo e ti ringrazio, Signore, così come sono. Ti lodo e ti ringrazio, Signore, per quello che tu hai fatto e per quello che farai. Ti loderò per sempre. E come San Francesco, voglio spogliarti di me per rivestirmi di te. Vicino, prese la mia mano.
Signore, pieno d'amore nei miei confronti. Alza il tuo sguardo, io sento forte questo discorso della vergogna, che non è soltanto legato a questo momento, ma è anche qualcosa di vecchio. Qualcosa di vecchio, è una vergogna che più di qualcuno si porta dietro da tanto tempo, da quando, anche da quando era bambina, almeno. Una vergogna che non ti fa mai sentire a posto, ti fa sentire gradita, non ti fa sentire bella. Liberarti di quel bozzolo, perché lì dentro c'era chiusa una farfalla piena di colori. E il Signore dice anche profumata, una farfalla piena di colori che porta gioia dovunque va. Leggera, delicata, un tocco delicato, questo sei tu, questa sei tu, dice il Signore. Guarda gli occhi del Signore, guarda come ti ama, guarda come ti guarda, come se intorno non ci fosse nient'altro e nessun altro, solo tu, solo tu. Siete tutti miei figli, ma
cerchiamo degli aria, ma cerchiamo l'aria, quella perfetta, che la verità. Gloria a Dio! Grazie Signore. Benedetto sei. Questo è un momento bello, un momento particolare. Un momento particolare. A qualcuno il Signore vuole dare una guarigione potente, una guarigione forte. Da bambino o da bambina, non lo so, o da bambino o da bambina ha vissuto un'esperienza traumatica, è stato messo in una condizione di vergogna davanti a altre persone per una cosa che aveva fatto, qualcosa che particolare, di intimo, ed è stato messo vergognato davanti ad altri, e quella e quel trauma, quella vergogna ci ha segnato profondamente, ma il Signore oggi è qui per darti la libertà e darti per andare a toccare quel momento e guarire quella ferita definitivamente. Magari tu l'hai anche rimosso questo episodio.
per Suor Teresa che è qui con noi. Suor Teresa, se vuoi, se ti va, venire qui, che preghiamo per te. Signore, che possa davvero accogliere chiunque, Signore, ma soprattutto, Signore, riconoscere in ogni situazione, anche la più burrascosa, sempre la Tua voce, Signore, la Tua voce che la guida e la conduce. Signore, ti chiediamo per lei una fresca unzione, come se fosse un momento nuovo, Signore, incontro, quell'incontro che ha fatto la differenza, Signore, perché davvero questa fede non abbia mai a sopirsi, ma a restare sempre attiva, attenta, Signore, piena di questa passione che possa travolgere tutte le persone, Signore, la quale tu la manderei. Signore, guarisci il suo cuore, guarisci la sua mente, il suo spirito, Signore, dove c'è bisogno di un tocco, toccala tu, che sei capace di toccarla in modo rispettoso, Signore. E davvero fai che oggi sia per lei il giorno, come ogni giorno, il giorno fatto dal Signore per amare, per essere amata, Signore, per vivere la pienezza del tuo amore. Essere confusa. Di
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
sacerdoti che toccano le nostre storie, Signore, le nostre comunità. Signore, noi ci dimentichiamo a volte che sono uomini e con tutto il bagaglio di debolezze che abbiamo noi, Signore. E noi vogliamo pregarti attraverso di lei che sia da tramite per arrivare a loro, Signore. Perché tu possa consolare i loro cuori, rafforzarli, rassicurarli e davvero che ogni volta che si pongono in una condizione di servizio lo facciano ricordandosi, Signore, soprattutto il rispetto che tu hai avuto per loro, per averlo per noi, Signore. Io ti voglio benedire per la loro vita e ieri ci hai invitato ad avere un occhio di benevolenza, Signore. E ti chiedo in modo personale, per il servizio che faccio, di avere questo occhio di benevolenza, Signore, perché possa davvero aiutare a essere collaborativa anch'io nel regno, non con giudizio e condanna, ma con la capacità di far uscire fuori ciò che di buono tu hai messo anche in loro, Signore. Ti voglio benedire e ringraziare per quest'opera nuova che stai facendo, Signore. E questo vuole anche per tutte le persone che sono a servizio nella Chiesa, Signore, che hanno responsabilità, hanno doni di governo, Signore. Io ti benedico, Signore. E ti benediciamo anche per il Papa, Signore, per tutto ciò che parte da lui, Signore, perché in questo momento desideriamo che la Chiesa possa testimoniare sempre solo amore, Signore, un amore che si è donato per ognuno di noi, Signore, e lasciamo che tutto il resto, Signore, venga distrutto nel nome di Gesù, Signore, per la potenza del sangue versato sulla croce, Signore. Ogni macchinazione, ogni opera d'uomo sia distrutta nel nome di Gesù, Signore. Tu sei benedetto, Signore, ora e sempre, Signore. Thank you.
dare al Signore. Sapete che tante volte l'intervento ha un senso che il Signore ha già preceduto, nel senso, giro di parole, perché mi fa piacere di una cosa che, scusate, sono un po' di... Penso che l'opera che è stata fatta in questi giorni, voglio ringraziare il Signore perché non è opera d'uomo, ma era già preparata da Lui, perché noi non ci siamo confrontate solo, all'inizio mi ha dato due informazioni, non abbiamo più parlato a questo proposito, Don Massimo non ha parlato con nessuno di noi ed è rimasto assolutamente allineato a quello che lo Spirito stava dicendo. E oggi il Signore ci sta invitando di essere rivestiti. Siamo partiti da questa nudità e tra l'altro oggi la prima lettura era dalla Genesi, parla di come tentata e quindi anche questo, le letture della liturgia che ci precedono, che sono, vuol dire che il Signore ci ha fatto entrare in qualcosa che aveva già preparato Lui, e questo ci rassicura molto, perché a noi, credo, non solo a me, ma a tutti noi che siamo qua, oggi non interessa più proseguire un cammino, ma camminare con il Signore. E quindi io non ho molte cose da dirvi. Quando ho chiesto al Signore di questa potenza dall'alto, la prima cosa che mi è venuta in mente, non nel cuore, in mente, è stata la sua potenza, la dynamis, la potenza creatrice dello Spirito Santo. E la volevo manifestata nei doni esercitati. Ma il Signore mi ha parlato diversamente. Scusate, devo prendere il telefono perché sono qua, sì, forse. È lì la parola. Perché non ho fatto in tempo a stamparla, è stata una settimana un po'. Ah, sì, un po' particolare, non sono riuscita a stampare. Giorno pregando per questo, il Signore mi ha portato su questa parola di 2 Corinzi 12 ed egli mi ha detto, è Paolo che parla, ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nella necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, e allora che sono? Forte! Quando sono debole, allora che sono? Forte! E così via. E poi, qualche giorno dopo, andando a leggere, cerco di essere un po' guidata a quelle cose che vedo, ho letto questa cosa di Don Luigi Epicopo, che ritengo una persona davvero ispirata dallo Spirito, e dice: se il vero umile separasse l'amore di Dio dalla verità su se stesso, ne avrebbe schiacciato. Dio invece, mentre dona una sempre più chiara consapevolezza di chi siamo, effonde proporzionalmente l'esperienza del suo amore affinché quella debolezza, invece di diventare un impedimento, diventi il luogo della manifestazione della sua potenza. E questo è quello che è avvenuto in questi giorni. Compiacciamo delle nostre debolezze, e la vera umiltà non è metterci degli orpelli e presentarci perfetti davanti a Dio con quell'atteggiamento un po' così dimesso, scusatemi il termine, ma religioso, ma presentarci esattamente come siamo, perché abbiamo la certezza che lì, proprio in quel luogo, troviamo l'accoglienza piena di ciò che siamo e nessuno ci manderà. E io oggi desidero, Spirito Santo, che ognuno di noi prenda questa certezza dentro di sé e sia rivestito di tutta la grazia di Dio che è in grado di coprire qualsiasi male. Qualsiasi male, questo quando lo dico lo sto dicendo a me, rispetto a certe cose che io devo risolvere nella mia vita, qualsiasi male, addirittura omicidi e cose anche molto più brutte. Perché il Signore è amore. Ed è un amore che è difficile capire per noi, a volte è un amore che ci fa anche arrabbiare, perché è troppo amore. Ma si può avere un amore così grande? Perché per certe persone noi non lo vorremmo
quell'amore. Mi diremo no, Signore, per quelle persone non lo meritano. E chi non conosce Gesù lo dice queste cose. Non meritano il perdono, non meritano di essere riscattati. Invece il Signore nelle sue testimonianze ci fa vedere ogni cosa. Per questo io ho capito la testimonianza di 10 lebbrosi, di quello che è tornato indietro a ringraziare. Quanto è importante testimoniare. Quanto è importante. Sapete perché? Io quando sono arrivata alla fede, che ho fatto la mia testimonianza, siccome arrivo da una vita un po' avventata, poi certe persone hanno cominciato a beffeggiarmi e a ridermi, no? Perché sono stata una persona anche molto generosa di me. E l'ho detto quando nella mia testimonianza. Qualcuno poi ha anche creduto che perché io ho testimoniato queste cose potessi continuare ad essere generosa di me, ma non avevano capito che il bollino blu l'aveva solo generato un momento in avanti. Però a parte questo, e della mia nudità, queste persone volevano farne un'occasione per manipolarmi. E questo potrà accadere a qualcuno di voi. Ma voi ricordatevi, mettetevi sempre davanti al Signore, ricordatevi davvero che la grazia di cui Lui vi sta rivestendo vi rimette in una posizione che non dovete neanche aprire bocca per dire agli altri che siete, perché sarà Lui stesso ad attestare che voi gli appartenete. Amen. E quindi la potenza di questo Spirito oggi non è solo la potenza per fare guarigioni, liberazioni, prodigi, miracoli, anche, gloria a Dio, anche perché Dio non si è fermato a questo proposito, non è la potenza solo del fare, ma la potenza dell'essere, di chi dobbiamo diventare, o meglio, di chi dobbiamo ritornare ad essere, perché noi originariamente eravamo ciò che Lui davvero aveva già stabilito che fossimo, così questi figli. Attraverso un'ombretta ce l'ha detto e mi ha fatto vedere che era scritto, non potevo stamparla questa cosa, ma era proprio quello lo Spirito aveva detto a me: riprendere la matrice della nostra identità. Noi siamo figli di Dio, se siamo figli, dice la parola, siamo anche eredi e coeredi in Cristo Gesù. E questa è una cosa che nella nostra mente è talmente tanto grande da digerire che, ma è la verità, è la verità. Chi può dire qualcosa contro un figlio di Dio? Nessuno. E anche se qualcuno oserà farlo, io vi ricordo che egli stesso si prenderà cura di voi e avrà modo di rimettere in ordine quelle persone. E quelle parole che arriveranno, la violenza delle parole purtroppo non la possiamo evitare, ma subito il Signore verrà a sanare il nostro cuore, subito ci riveste. Dove ci denudano, ci arrivano in profondità, il Signore immediatamente ci riveste sulla sua grazia. E io subito faccio sempre un passo, me la ributto su di me. Per questo il Signore continua anche a noi in comunità, questa parola ce la sta dando in modo costante, in la parola di Proverbi 4:23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Io non posso impedire agli altri di insultarmi e di farmi ogni male, ma posso impedire a quel male di restare dentro di me e diventare occasione di generare altro male. Ed ecco che il Signore guarisce dentro di noi la rabbia, guarisce dentro di noi l'amarezza, la tristezza, tutti i sentimenti che il male può provocare. Vai sempre col tuo cuore nudo, puro, davanti al Signore, ed Egli compierà ogni cosa. Anzi, Egli l'ha già compiuto. Perché quella voce Lui più di 2000 anni fa ha detto: tutto è compiuto. E tutto è compiuto nella nostra storia. Ed è un qualcosa nel quale noi dobbiamo entrare. Oggi in questa preghiera che abbiamo fatto c'è stato il coraggio, l'ardire, forse un po' troppo presuntuoso da parte di qualche arrogante religioso, di presentarti davanti a Dio e di prendere ciò che ti spetta. Perché un figlio non deve andare a chiedere permesso in casa per mangiare, per bere, per dormire, per lavarsi, va e si muove come uno di casa. E quindi certe cose sono un nostro diritto. E anche per questo un'altra parola che ci viene in aiuto, aspettate che la trovo, scusatemi, è tutto ciò che esce dalla nostra bocca, perché la bocca
parla della sovrabbondanza del cuore, perché le nostre parole sono in grado di uccidere una persona, non solo di uccidere noi, ricordiamoci, perché noi siamo autorevoli, perché lui ci ha reso un popolo di sacerdoti, di re. Scusami, in questo momento sono... siamo un popolo regale, sacerdotale e profetico. Quindi le nostre parole hanno effetto nel mondo. Al mattino comincia a dirti che oggi è una bella giornata, perché? Non perché fai un'attività new age, non è il pensiero positivo, il parlare positivo. Sono tutte stupidate, scimmiottate, rubate da tutto ciò che arriva dalla verità che Dio ha dichiarato nella Bibbia. Noi è una bella giornata perché Dio è con noi, non ci lascerà e non ci abbandonerà. E qualsiasi cosa noi non la affronteremo da soli. Questa è la verità. E comincio a dichiarare tutte le cose che devo fare. Signore, io ti benedico per i miei figli, ti benedico per il mio lavoro, ti benedico per tutto quello che tocca la nostra storia, ti benedico perché tu mi precedi in ogni cosa, Signore, mi guiderai a fare le cose giuste e ti ringrazio, ti chiedo di imparare ad ascoltare la tua voce. Investite del tempo ad ascoltare il Signore, ancora ieri il Signore ha invitato a dirlo, a stare del tempo davanti a Lui, imparare a conoscere la sua voce. Sapete quando, in modo particolare? Quando c'è il caos più pieno. E voi invece guardate i santi, no? Hanno questo riso serafico, sembra che niente li tocca. Ma in realtà sono toccati, perché la parte umana viene toccata, ma la nostra parte più profonda è ferma, stabile e intoccabile davanti a quello, lì dove il Signore ha messo a posto il suo sigillo, nessuna autorità. Ricordatelo, che nessuna autorità. E guarda le cose che oggi ti sembrano grandi, vedi le piccole. C'è quella bellissima profezia che citiamo, non so se l'abbiamo già letto ieri, non mi ricordo, dove dice: non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto è grande Dio. Alleluia. Alleluia. E questa è la cosa importante che noi ogni giorno dobbiamo stabilire. Noi dobbiamo, per cambiare la nostra mente, dobbiamo educare, addomesticare la nostra mente e ricordarci chi siamo. Prenditi del tempo con la parola di Dio. Un passo, anche la lettura del giorno, durante la messa, senti l'omelia, ma anche tu leggitela, rileggitela, ma io non capisco, non importa, il tuo spirito capisce, e poi il Signore dà rivelazione a tutti. Sono diventati dottori della Chiesa, persone ignoranti nel vero senso della parola, che non ignoravano, che non conoscevano, eppure Dio ha dato delle rivelazioni straordinarie di cui ancora oggi ne parliamo noi. Quindi il Signore non ha pregiudizi nel parlare a un figlio o un altro. Non c'è uno più bravo, uno meno bravo, è solo uno più disponibile e l'altro meno disponibile. E quindi ogni giorno confermagli la tua disponibilità, confermagli il fatto che ci sei, e non solo avrai accesso a metà del regno. Vi ricordate a Salomè che il re Erode gli ha detto: dimmi cosa vuoi che ti faccia, fosse anche la metà del mio regno, io te la darò. Ma voi rifiutate la metà del regno, perché voi siete destinati di tutto il regno. Come dice il programma dei pacchi, io rifiuto l'offerta e vado avanti perché io il regno lo voglio tutto. Ne ho diritto perché sono figlio, figlia di Dio. E questa è la cosa che io ogni giorno mi devo dire. E diventerà difficile i primi giorni, perché siamo entrati in un retaggio mentale che ci condiziona. Oppure appena tu ti hai queste convinzioni, arriva uno vicino e ti dice qualcosa subito, magari anche una persona di fede. Quando è successo che sono caduta dall'altare, non ero più cadute, mi ricordo ero per terra e io quando sono, che poi pensavo di non aver perso conoscenza e invece l'ho persa, quando mi sono ripresa continuavo a dire: Signore, non mi sono fatta niente, io so che tu ci hai messo la tua mano. Così arriva un medico, eravamo un ritiro spirituale, e gli ho detto: tiratemi su che io devo tornare a lodare il Signore. Sapete cosa mi ha detto questo medico? Magari il Signore non voleva che lo lodavi. Ma gli ho detto: guarda, quello di cui mi parli non è il mio Signore vuole che torno a lodarlo. Tutta sciancata, col ghiaccio e tutto, prima di andare in ospedale ha continuato a lodare. Però avete capito, anche in un contesto dove tu ti aspetti che ti dicano certe cose, il senso è questo, ci sarà qualcuno che inzida.
ma ricordatevi che la verità è più forte della menzogna e dichiarate la luce di Dio, perché voi avete quella corazza, una corazza di giustizia. Adesso non devo andarmi a cercare le parole. Ah, ecco, avete qui in Efesini. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Rivestitevi. E oggi noi siamo stati rivestiti. Non fate che nessuno vi dica che questo non è vero. Voi siete stati rivestiti e con questa certezza, con questa fortezza che il Signore oggi ha stabilito nella nostra vita, uscite per il mondo e dichiarate, anche se non con le parole, con la vostra stessa vita, che Gesù è il Signore, che la vita di ognuno può cambiare e che per questa via è aperta per chiunque. Gloria a Dio, perché il suo amore è un amore talmente tanto grande che non possiamo controllare e possiamo solo ricevere. E io con questa esortazione, con questa, non ho nient'altro da dire, solo semplicemente vi porto nel cuore, vi chiederò al Signore con ognuno che non venga qualcuno, perché qualcuno si dice che viene per rubare, uccidere e distruggere, ma il Signore dice: io sono venuto a portare la vita, e la vita in abbondanza. E io so che la verità non è quella di qualcun altro che noi non ascoltiamo, non voglio neanche nominare più di tanto, ma è quella che dice il Signore. Noi abbiamo la realtà e la verità, ma noi non siamo sottomessi alla realtà, siamo sottomessi alla verità. E la verità per noi ha un nome, che è il nome al di sopra di ogni altro nome, nel quale ogni ginocchio si piega, in cielo, in terra e sottoterra, e si chiama Gesù Cristo. Gloria a Dio. Facciamo nostra questa parola e Signore, noi ci aspettiamo. E stamattina ho detto a Daniela, no? Non dico la pretesa, no? Lei mi ha detto: no, proprio la pretesa. Noi pretendiamo questo essere rivestiti dall'alto, ma non perché è una presunzione o no, un puntare i piedi, ma è la determinazione, essere determinati, no? A chiedere quello che già il Signore. Voi siete testimoni e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. È una sua promessa. Noi siamo testimoni della sua. Infatti stavo cercando questa parola, ma ho lasciato la Bibbia in camera e mi dite: ecco il Signore. Grazie Signore.
ciò che ha io vi manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ma non solo, allora io a questo punto, no? Dice, finché non siate, per quella decisione, Signore, non mi muovo da qua fino a che non sarò rivestito di potenza dall'alto. E ne voglio essere certo, lo voglio, non voglio soltanto dire oppure pensare, vabbè, abbiamo pregato, non ho sentito niente, non è, però sicuramente è avvenuto, no? No, io lo voglio proprio sentire, perché noi quando siamo in preghiera, quando siamo immersi nello Spirito, lo sentiamo nel cuore, lo sentiamo attraverso cioè, i brividi, quello che lo sentiamo il fuoco dentro di noi, no? Allora adesso più che mai, Signore, io non mi sposto finché non sarò rivestita di potenza dall'alto. Amen. Grazie Signore, e grazie Signore per compare Elisa, grazie Signore, siete arrivati proprio al momento preciso.
conferma, l'investitura dello Spirito Santo conferma ciò che io ho fatto per te. Ti amo dal tuo cuore, ti
voi siete i guerrieri del diletto, dice il Signore, e da oggi siete principi e principesse. Amen. Oh,
oggi l'abbiamo scelto, noi ci faremo guidare dal tuo Spirito, Signore. Noi abbiamo scelto di farci guidare non dalle emozioni, dalle ferite, dalle parole, dal pensiero del mondo, noi ci facciamo guidare dal tuo Spirito d'amore, Signore. L'abbiamo deciso. E questa cosa sappiamo, che quando prendiamo una santa decisione determinata, tu compi le tue meraviglie, Signore. Grazie Gesù. Signore, qualcuno ha detto, se Dio è con noi, siamo la maggioranza. Se Dio è con te, tu sei la maggioranza, non c'è un ostacolo così grande. Noi siamo con colui che è la maggioranza, e col creatore del cielo, della terra, di tutto ciò che esiste, Signore, con colui che è morto e che è risorto dalla morte, Signore, con colui che è assiso alla destra del Padre, in cielo, e continua a governare il tuo popolo, Signore. Alleluia! Conducici a portare la tua presenza nel mondo, Spirito Santo, e opera, Signore, conferma la tua parola con i prodigi che l'accompagnano, rendici davvero docili alla luce del tuo Spirito per arrivare con rispetto davanti a qualsiasi fratello, a qualsiasi persona, Signore, e far sì che possiamo essere la tua mano, il tuo braccio, il tuo ascolto e tutto ciò che ti è necessario, anche il tuo portafoglio se necessario, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo alle 11:20, Alessandro è andato a prendere il sacerdote e tra poco iniziamo, appena arriva, iniziamo con la messa. Però prima di chiudere, io proprio in questo momento, così, proprio così a caso, no? Ho una testimonianza, ma sento più che altro una condivisione, cioè quello che il Signore che ti ha detto oggi, stamattina, oppure in questi tre giorni, e qual è la tua dichiarazione, qual è la tua presa di posizione, ora è tempo di andare. Che cosa, dov'è che hai messo quel punto? Piano piano, l'entusiasmo. Ieri mi è successa una cosa particolare. Stavo a dare l'abbraccio a Obretta e io stavo fila e dicevo, ma quando vado a dare questo abbraccio, cosa gli posso dire? E nel vario cammino Obretta mi diceva, quando vai a pregare per una persona, le parole ti escono da sole, senza che rifletti, escono spontanei. E quando l'hai dette,
manderai più. Ma ieri per la prima volta, sono Aurita, non mi ricordo quello che ti ho detto. L'unica cosa che ti ho detto è di essere un faro per me, un faro per me. Però altre cose non me le ricordo. Tutta stanotte ci ho pensato, per poter ricordare, e voglio dire solo grazie Signore per questo dono che ieri mi hai dato a Savonare. Grazie. Grazie. Della sua ex moglie che ha detto cose veniva a suonare perché era un sacerdote del Verbo incarnato a dire messa a casa mia, a casa di mio figlio, e così ci siamo riviste con Vanda e Luetta, e ho sentito questo calore della preghiera carismatica e della comunione e a un certo punto io mi aveva proposto questo ritiro, che c'era questo, io mi sono a casa al mare, mai presa 70 anni che ho, mai mi sono a casa al mare, questo è il primo anno, io sono tornata da Vasto perché potevo fare questo ritiro, questo incontro con il Signore e questa esperienza con la comunità. E quello che io, il punto che ho fatto è che io devo avere, desideravo quando io mi dico, è possibile che tutti i mercoledì c'è sempre un impedimento, la paura di guidare di notte perché non ci vedo bene, perché il Sandino sta in montagna, tutte curve, tanti ostacoli, tante impedimenti e tante paure da parte mia, e mi sono resa conto che senza una comunità è difficile camminare, anche se io vado a messa tutti i giorni, mi ascolto a volte anche le messe, rosari, preghiere, però la comunione con i fratelli, la comunità è di grande aiuto. Io sono rimasta io 30 anni fa, quindi ho ancora figli, ho una figlia, Maria Agnese, con due bambini, senza marito, l'altro con problemi, che la sua ex moglie, insomma, e anche problemi di salute. E da sola non ce la faccio, per quanto sia. Allora chiedevo proprio questo. Oggi il desiderio di voglio veramente, devo chiedere la preghiera per me che il Signore mi toglie questa paura di venire in comunità. E poi il desiderio che avevo ultimamente era proprio, ma possibile che io a San Vito non ho fatto proprio comunione, io sono una persona aperta perché vengo da Roma, dico possibile, sono 15 anni. E invece l'altra notte mi sono trovata a fare l'adorazione di notte, che era, dovevo fare una sostituzione, che a San Vito abbiamo la donazione perpetua,
giorno e di notte. E io ho preso con mia figlia dalle 1 alle 2 e dalle 2 alle 3. È arrivata poi la responsabile della donazione, che lei anche ha fatto esperienza con il rinnovamento. A un certo punto io sono andata per ricevere, e invece poi mi sono trovata che c'era un muro tra me e questa ragazza, perché lei poverina ha avuto un marito con un tumore, ci sono 4 figli, e c'è stato che poi lei, come ho parlato, come sai, che si è appoggiata la spalla su di me, e io mi sono volata come una figlia, e ha pianto sulla mia spalla, e gli ho parlato, domani c'è questo ritiro, così ci fanno qua, c'è un battesimo, così. Però ecco, io dico, perché io dico appunto di me, signore, mettimi una persona accanto che magari desidera la preghiera. E parlando con un bel pacifico, mi diceva che loro, perché veramente c'è una realtà che non conoscevo nel questa comunità vostra e mia, che praticamente c'è, ecco, di evangelizzare nei paesi, perché un po', e quando ho parlato con Linda, mi ha detto, c'è una guarda che c'è un periodo fertile a San Vito. E allora io questo che desidero, perché io ho conosciuto il rinnovamento che avevo 36 anni, nel 90, e veramente per me ha fatto grandi cose. Mio marito è andato in cielo, proprio con un ritiro del rinnovamento. E infatti fa, e quindi io so quanto veramente è una bellezza. Anzi, ho dormito veramente in grazia di Dio, come ho detto
e stamattina appena sveglia, anzi avevo ancora voglia di dormire e ho avuto proprio un sonno ristoratore. Sono stata proprio bene e vi ringrazio tutti perché ho sentito proprio forte la presenza del Signore e spero, anzi, posso, diciamo, esatto, cambiamo anche i termini e le parole perché da oggi in poi io voglio veramente rivestirmi di un vestito nuovo e domani testimoniare, cioè essere riconoscibile, avere una luce diversa negli occhi. E trasmettere tutto questo amore soprattutto a chi non sa cosa significa ancora e quindi soprattutto al lavoro che ho diversi problemi, quindi spero che anche solo la presenza possa illuminare qualche altro cuore. E quindi il Signore so che ha fatto veramente cose nuove in me e in tutti voi, sono sicura. E quindi grazie. Sono una persona nuova. L'ultima che poi il sacerdote è arrivato. Sì, il sacerdote sta ancora. L'ultima. Dai, non perdere questa occasione. Grazie, signore. Sembra che stanno con tutti i voci. No, che dice, porta l'ultima. Grazie signore. Saluto tutti quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono. Io ho fatto parte di questa comunità dell'estero. Fai parte, non fai parte. Non c'è una coreggi, io se sono qui oggi ringrazio il Signore. Da ieri sono qui insieme a voi. Ringrazio il Signore tutto quello che mi ha fatto entrare dentro di me. Voglio dire grazie a tutti. Buona va bene così. Grazie. Grazie. Io sarei dire una cosa, che Anna è stata, faceva parte, no? Fa parte della comunità. Anche quando lei si è allontanata, no? Per salute, no? Ma il Signore l'ha accompagnata insieme alla comunità. Eccola qua. Lei è già un miracolo vivente di Dio. E noi lo sappiamo, Anna. Dio ti ama di un amore spropositato. Abbiamo Pompeo con Elisa, questa comunità è nata proprio a casa tua. E ringraziamo il Signore per la sua posizione, la sua casa. Tutte le settimane aveva dall'inizio 5 persone, poi 20, 30. Precisamente eravamo pochissimi. Poi man mano la città di persone. Ma non so, non è quanto il numero, quanti più bene, da Martena, Lariano, San Cesareo, Valmontone, Palestrina. Allora, su 7 giorni, 5 prima erano impegnati loro con la comunità. Grazie Signore. Quindi ringraziamo il Signore per la loro vita, no? Proprio, Dio ci ha fatto sentire tanto amore nelle loro case. Che spettacolo! Grazie Signore per ognuno di noi, per le nostre vite. Comunque posso dire una cosa? Ho detto io volevo dire cosa canto di Dio, no? E dice questo è il tempo di andare. Io oggi ho capito che tutto quello che ho passato. Confermo. Va bene, comunque. Va bene.
Dao le capire il punto che noi abbiamo capito. Io mi sono domandato il mio punto qual è oggi. Sono tanti punti, perché da quello che hai compreso, da quello che dovresti comprendere, non hai compreso. Però dico, vabbè, da oggi mi lascio indietro tutto quello che da 20 anni a oggi ho passato e ricomincio da capo. Questo è il punto. Il mio punto nemmeno è oggi. Quello che ho vissuto ieri, oggi, di ricominciare da capo e andare avanti su tutto quello che ho tralasciato, di diventare indietro. Questo è il punto, no? Quindi cercare di migliorare la evangelizzazione, cercare di. Una
non è gente. No, tra loro tutto a posto, un po' con me ancora non si sistema bene. E allora sta zitta, sta tranquilla, sto tranquilla e tutto quanto, però insomma come mamma, come madre, non è che mi va giù tanto bene. Non me l'ho adesso fatto. Ho deciso, e l'ho deciso, e passo lo faccio prima io. E vediamo, ma sono sicura che si aggiusta tutto. Cioè, non lo so, non lo so, un po' particolare.
avvicina al microfono. Tieni tu il microfono. Ciao.